Carla Ricci, La solitudine liberata, Alla ricerca del sé, passando dal Giappone, Armando Editore. Da quando vivo in Giappone, l'assistere al fluire della vita del fiore del ciliegio rappresenta un'esperienza estremamente preziosa e incisiva. È come un atto rituale che sa ravvivare il desiderio di approfondimento di me stessa e mi sa condurre vicino a percezioni tanto limpide da poter essere definite, senza alcuna ombra di dubbio, universali. Sono attimi in cui si afferra qualcosa di simile ad un'intima, assoluta certezza che dalla coscienza sembra si dilegui in fretta, ma naturalmente non è così. Ora io lì in piedi sentivo come ogni elemento, luce, aria, casa, respirassero insieme e come quegli alberi, avvolti dallo stesso respiro, ne plasmassero un ritmo antico e perenne. Mi sentivo in una condizione di inaspettata naturalezza. Ero proprio io, libera da tutto, frammento, assieme a loro, di spazio e di luce. Da quell'angolo di universo io ero stata accolta e fui certa che in quel luogo avrei potuto ascoltare assieme a loro lo scorrere delle nostre vite.